Hola, hola. Buongiorno, ciao. E allora, è venerdì, ripartono i grandi palinsesti belli corposi. E allora, stamattina, guardando un poco il palinsesto Planet, sia per il torneo, sia per alcune scommesse, i file che ho pubblicato nella lista, Trovatore, Hot Odds, Fox Odds e Pod. Beh, insomma, guardando il palinsesto, poi con calma, lo apriamo mo adesso e ce lo guardiamo insieme. Ho notato che ci sono parecchie cose interessanti, interessanti. E allora andiamo un po' un'altra volta a vedere. Questo quando si fa bisogna rifare tutto da capo. E allora prendiamoci un po' di partite. La sigaretta del sudato. Vediamo un po'. Germania, Germania 2. Spagna, Spagna 2, Turchia, Russia, Belgio, Olanda di Weiss, Est di Wisar, Denmark, Portogallo, Cipro, Malta, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ucraina e anche Argentina. No? Ok, vediamo questo palinsesto. Ho notato, insomma, alcune cose che potrebbero interessare come studio. Come studio. Intanto, interessante il discorso che ha fatto, cioè la scommessa che ha fatto uno dei boivdiani, riguardo alle incoerenze, insomma, tratta dal video, fatto l'altro giorno sulle incoerenze. E dove io dicevo che quando ci sono le incoerenze o c'è che viene fuori la vincita con l'over 1,5, l'over 2,5 e il gol e gol, uno di questi qua, oppure accade che le partite finiscono con X1-1, perché in effetti poi analizzammo che insomma il risultato 1-1 era quello là che le quote portavano a pensare come risultato possibile. Quindi questo Boavidiani, insomma, prendendo spunto da questo, ha fatto una bolletta l'altra sera con tre incoerenze, però la terza, anziché giocare X e gol e gol, come ha fatto con le altre due, ha, non so perché, ha messo la vittoria della squadra di casa con l'over 1,5. Quindi, insomma, tutto sommato fuori da quella che è la determinazione della incoerenza. Sta di fatto che, insomma, ha preso le prime due scommesse proprio con l'X e gol e gol a quota 4,50, 4,80, 4,10, non so che, non mi ricordo bene, e ha perso la terza perché è finita 1-1. Quindi lui aveva la vittoria di squadra di casa e l'over 1,5. Se avesse messo tutte e tre X1-1 come incoerenti, cioè partendo dall'incoerente, avrebbe fatto un bollettone esagerato, insomma, una vincita esagerata. Però non so perché, quegli sbagli che non si capisce perché si fanno. Perché poi, in effetti, utilizzando questo fatto dell'X gol e gol, che praticamente significherebbe 1-1, 2-2, insomma, però stando alle incoerenze dovrebbe essere più probabile l'X1-1. Insomma, le quote sono tutte belle alte del combo X gol e gol, quindi 4,50, 4,80, 4,36, insomma. Per cui, insomma, se se ne beccassero due o tre o quattro, ogni volta che se ne beccassero due, tre o quattro nel palinsesto, sarebbe bene eventualmente orientarsi su una multipla scarto di errori, no? A correzione, quindi se ne trovano quattro, se ne fanno due su quattro.
si fa un sistemino 2 su 4, insomma la cosa potrebbe essere interessante perché anche 2 su 4 darebbero una sola vincita, una sola bolletta, 2 per esempio, di 4 eventi che risultassero vincenti, insomma sono 4 4 16, insomma siamo intorno a quota 18 quasi, e quindi insomma la cosa potrebbe essere interessante. Però, ripeto, lui invece ci ha messo su uno, ovvero uno e mezzo, non ho capito perché, però su quegli sbagli che sta facendo, forse per non troppa fiducia in quello che si sta facendo. E quindi vabbè, le incoerenze, poi c'è chi sta seguendo invece gli over, chi sta seguendo i golle goal, insomma stanno avendo, hanno fatto qualche vincita da quando è uscito il video, insomma, e questo mi fa piacere. Vabbè, ora su questa scia, guardando il palinsesto di questo weekend, insomma del primo giorno del weekend, di venerdì, insomma ho notato altre cose interessanti, delle quali non ho soluzioni, ho solo focalizzato. Poi andremo a vedere che cosa succede in questi giorni seguendo queste considerazioni. Allora andiamo un po' a vedere, vediamo un po', vediamo. Per esempio, la prima è questa qua, Benevento Trapani. Vabbè, mi dai, il quotista mi dà l'over a 1,80, quindi favorito rispetto all'under 2,5, però mi dà il gol e gol 2,08. Quindi praticamente mi stai dicendo che il gol e gol è sfavorito, però mi dici pure che l'over è favorito, quindi che cosa significa questo? Se mi dà anche il non gol favorito, significa che solo una delle due squadre è quella che segna di più o che segnerà. Partendo dal fatto che il Benevento Trapani mi dà la quota 1,38 al Benevento, per cui mi dice che il Benevento è quello favorito, significherebbe pure che il Benevento praticamente dovrebbe fare una goleata a danno del Trapani, insomma, o quantomeno dovrebbe fare più di 2 gol, 3 gol contro il Trapani, insomma. Quindi la cosa mi sembra un poco strana, proprio perché supportata dal fatto, insomma, del non gol a 1,67 mentre l'over a 1,80. E allora voglio cominciare a studiare con voi pure cosa succede in questi casi, cioè quando abbiamo una squadra favorita, super favorita, vabbè, che se 9,75, super favorita, va bene, in cui mi dai, il quotista mi dà l'over favorito e il gol e gol non favorito, va bene, vediamo che cosa succede in questa partita, teniamola d'occhio, stando a queste quote al momento, è quindi 1,38, 1,80, 2,08, cioè cosa succederà in questa partita? Andiamo a vedere che cosa succederà. Va bene, perché mi dici che deve essere over, quindi ci devono essere almeno 3 gol, però mi dici che una delle due squadre non segnerà, ok? Perché mi dai non gol favorito, quindi è come se tu mi stessi dicendo che Benevento vincerà 3-0, 4-0, perché non lo ritengo proprio tanto tanto possibile, insomma. Quindi, però i quotisti difficilmente sbagliano, quindi vediamo, monitoriamo questa partita e vediamo che cosa succede. Anzi, sapete che faccio? Me la memorizzo pure e la memorizziamo in questo modo qua. Aspettate un attimo, così dopo ce le vediamo con calma tutte quante. Allora, dove sta? Dove sta? Dove sta? Pronostici, ecco qua. Allora, poi ce la copiamo, ce la buttiamo qua dentro e poi ce la monitoriamo, vediamo un po' se è così, non mi ricordo manco. Ctrl C, andiamo sul file, andiamo là dentro, vediamo un po', è così, non è così, non mi ricordo. Allora, salvare, via, non si ci vede, via le pazienze, perché non ho preso il pallino, ecco qua. Sì, copia, incolla, ecco qua, e ce la siamo memorizzata. E quello che ci interessa di vedere la favorita, l'over 2,5 e il non gol, e il gol e gol che fanno la differenza. Ecco qua. E allora monitoriamoci queste qua.
Benissimo, e questo è uno. Poi andiamo un po' a vedere. Ci sono altre cose che ho notato interessanti. C'è per esempio Millwall Nottingham Forest, aggiorniamo, che mi presenta i gemelli nei non gol, gol e non gol. Quale dei due verrà fuori? Cosa succede quando i gemelli sono in coppia così, o nell'over-under o nel gol e gol? Quale dei due è quello più frequente che verrà fuori? Perché queste coppie di gemelli le troverete poi come studio, le ho preparate nel famoso file Planet Studio che sto preparando. Quindi troverete proprio la ricerca per quanto riguarda i gemelli sono questi qua, 1,85, coppie di gemelli, 1,85 e 1,85, sia nel gol e gol che nell'over-under. Quindi troverete la ricerca e vi dirà quando c'è 1,85, 1,85, gol e gol e non gol, quale dei due segni è quello più performante o più vincente. Quindi abbiamo l'1,85 e 1,85 qui, vediamo che cosa succederà. Io penso che sia per il gol e gol, però annotiamoci pure questa qua e vediamo che cosa succederà con questa partita. Ok, e abbiamo la coppia dei due, ecco qua, da monitorare. Benissimo, continuiamo, andiamo a vedere cosa c'è più, che ci sono altre cose ancora. Che cosa avevo notato più? Anche qua, per esempio, abbiamo un leggero favorito over 2,5 e un leggero favorito non gol, sempre con la squadra di casa. Quindi, in questo caso, nel 36 favorita, però lo scartino qua è più 1,80, 1,90, 1,78, 1,90, anzi, pure più alto, qua sono 20, 20 e là sono 10. Prendiamo pure questa qua e vediamo pure qua, in questo caso qua, quando l'over è favorito e il gol e gol non è favorito, con una squadra fortemente favorita, in questo caso in casa. Ok? E vediamo che cosa succederà pure con questa partita. Pure qua abbiamo 1,37, 1,78 e 1,98. E ce le memorizziamo. E ce le studiamo. Benissimo. Poi avevo trovato altri gemelli pure. Interessante sarebbe pure qua, vedete, pure questa qua che mi sembra così chiara, no? O quantomeno regolare, è lineare, regolare, tutto a posto, entra anche dal tabellino. Over 2,5, 1,54, gol e gol 1,51, tutti e due favoriti, per cui si porterebbe a giocare un combo gol e gol su 3, che sarebbe questa quota qua, dove sta? Eccolo qua, 1,78. Combo qua 1,78 avendo il gol e gol è il 3 più, va bene, però io ho i miei dubbi, però stando alle quote dovrebbe venire fuori quel gol e gol e over 2,5, 1,78, vabbè. Invece noi di ora stiamo cercando altre cose e cercheremo altre cose. Ecco qua abbiamo un'altra coppia, vedete, 1,87, 1,87. Prendiamoci pure questa qua e vediamo che cosa succede invece con l'1,87. Che qua abbiamo un incontro equilibrato. L'1,85 che cosa era? Vediamo un po' se era pure quello equilibrato, pure questo equilibrato, tutto sommato, tendente al pareggio, tendente al pareggio, però pure questo equilibrato. Pure questo equilibrato, 1,87, vediamo che cosa succede con questi gemelli qua. E poi lunedì ne parleremo. Ecco qua, pure questi qua, ce li memorizziamo.
vediamo. Benissimo. Poi, che cosa c'era più? Ecco qua. E allora, Spagna, seconda divisione. Santander, Fuenlabrada, 2,56, 1,45, 2,11, 1,65. Ok? 2,81, 2,85, 2,75. Però abbiamo queste qua che sono gemelli, anche in questo caso sono gemelli, quando sono gemelli nello stesso palinsesto, non solo coppie di quote, ma gemelli nello stesso palinsesto. Ok? Poi guardate, abbiamo 2,06, 1,68 qua, 2,06, 1,68 qua. Ok, però il resto delle quote non sono uguali, cioè i gemelli li abbiamo solo con l'Alcorcón Oviedo e il Malaga Tenerife quando riguarda il gol e non gol. E poi la stessa partita, Alcorcón Real Oviedo, è gemellata con il Santander per quanto riguarda l'over-under. Ora abbiamo queste due, ma anche queste due coppie qua, guardate, 1,48 del 40, 1,48 del 40. Quindi è interessante questo trittico di partite per vedere che cosa verrà fuori. Perché tra questo 2,56 e 1,45, sicuramente una delle due sarà over e l'altra sarà under. Va bene? Dovrebbe essere così. Una sarà over, però non hanno in comune la coppia gol e gol non gol. Hanno in comune solo l'over-under, l'over-under, che tra l'altro anche la quota under 1,5 insomma lascia presupporre che la partita è effettivamente da under, va bene, ovviamente 1,45 insomma, l'under 1,5 è 2,40, però una delle due probabilmente potrebbe, insomma, del calcolo delle probabilità, ma anche delle statistiche, spesso succede che queste coppie qua si incrociano. Il problema è che noi non possiamo giocare un sistema con perché questa coppia qua, 2,56, 1,45, non danno profitto, perché ovviamente è la stessa di questa qua, no? Anche incrociandole non danno profitto. 2,56, 1,45 e 1,45 e 2,56. Come sarebbe normale da giocare, considerando che una delle due sarà over e una delle due sarà under, bisognerebbe incrociare, giusto? Quindi 2,56, 1,45, 1,45, 2,56. Ma giocandoli così non darebbero profitto. Si dovrebbe fare la doppia, che la doppia 1,45 e 2,56 da 3,71. Si potrebbe fare così. Si potrebbe fare così, per esempio, mettendo 10 qua e abbiamo giocato questa qua. Non ce la copiamo pure. Ecco qua, facciamo questo fatto qua e vediamo se può essere una soluzione per quanto riguarda i gemelli in palinsesto. Allora, 10 li abbiamo messi qua per 37. Ok? Poi andiamo di nuovo sul Racing e incrociamo quest'altro di qua, 56 e 45. Abbiamo altri 37. Ecco qua. Prendiamoci pure questa qua. Quindi abbiamo giocato 20. E c'è la possibilità che si verifica l'incrocio verrà fuori un profitto dell'85% perché vinceremo 17. Allora, aspettate, non fate di cazzate. Sono 27 netti. Ok, abbiamo giocato 20, ne prendiamo 37. 17 l'85%. Quindi una quota 1,85 fuori non sarebbe male, no? Se effettivamente si verifica l'incrocio. Se effettivamente si verifica l'incrocio, il che significa non è detto da sicuro che effettivamente tutti e due entrino under, vabbè.
Queste qua sono delle teorie, quelle dei gemelli, degli incroi, dei gemelli nei palinsesti e quant'altro, ok? Quindi sono teorie che vanno seguite, vanno considerate così, vanno fatti i calcoli, va trovato il sistema come potrebbe eventualmente giocare, quando ne sono due, quando ne sono quattro, quando ne sono tre, cinque, ok? Si trova il sistema sempre per giocare, considerando che il fatto che c'è molta probabilità che le due partite non finiscano allo stesso modo, ok? Ma sono teorie, Telegram message. vanno seguite, studiate e poi considerate. Lo stesso dicasi per quanto riguarda quest'altra coppia qui. Abbiamo il 206, 1,68, 1,68, 206. Allora andiamo a fare lo stesso discorso, vediamo che cosa viene fuori. 206, 1,68 e abbiamo un 3,46, quindi qua sarebbe un 70% di profitto. Ok, memorizziamo pure questa qua e poi ce le ritroveremo e discuteremo su tutte lunedì nella solita analisi di quello che è successo nel weekend. Ok, quindi al Colcorn, andiamo di nuovo al Colcorn, dove sta? Eccolo qua, e facciamo l'altro incrocio. 1,68, 2,06. Benissimo, andiamo, ce lo copiamo e ce lo conserviamo e vediamo che cosa è successo. E abbiamo stabilito che nel primo incrocio ci sarà eventualmente un netto 85% di profitto, qua invece avremo un 70%, il che non è mai male, va bene? Ok, e quindi questa qua, insomma, quando si incontrano, si gemelli così, gemellati così nel palinsesto, uno può provare a vedere se effettivamente le cose si incrociano. Va buono? Benissimo. Che cosa c'è più? C'è qualche altra cosa che ci può interessare? Qualche altra cosa che ci può interessare? Nel 68, nel 68. Vedete, anche questa per esempio è interessante perché le coppie over-under, gol e gol e gol non gol sono assolutamente identiche. Assolutamente identiche. E allora, studiamoci questa partita, vediamo che cosa succede. Studiamocela. E sono queste quattro qua da studiare. E vedere che cosa succede. Tutte e quattro mantengono fede, cioè nel senso esce fuori over 2,5 con le gol, oppure over 2,5 con un gol, o un under un gol e gol. Andiamo a vedere che cosa verrà fuori da questa partita. Cioè, voglio dire, che cosa viene fuori? Se viene fuori che l'under può capitare che sia under e non gol la partita, sia over e gol la partita, o sia over e non gol, o sia under e gol e gol. Vediamo che cosa succede. Se si incrociano le quote o restano lineari, cioè 1,68, 1,68, 2,06, 2,06. Poi vediamo che cosa c'è più. Queste pure sono altre cose che io manco. Ma a volo così, sono altre cose che manco mi spiego, perché dico tu non me l'hai l'over, non me l'hai tutto questi qua, vabbè, ed è normale, però una quota over 2,5 a 1,17, poi mi danno un gol e gol a 1,77, un non gol a 1,94, cioè proprio tra questo e questo c'è stato uno sbalzo troppo grande, e questo qua, stando a 1,17 dell'over 2,5, dovrebbe essere sotto 1,60 secondo me. WhatsApp. Sotto 1,60. Strano, sì. Non mi convincere questi partiti, che poi agli altri, ai grandi guru e professori, danno risposte per tutto, quando dopo domani ci saranno i risultati, avranno le risposte per tutto. Io al momento così la vedo strana come curva. I professori avranno tutte le risposte dopo domani. Domani.
nel 50, nel 51, nel 44, nel 45, nel 30, nel 70. Vedete come sono lineari quando sono mali. Poi invece 1,29, 1,37, 1,72. Ma è normale questo fatto. E allora perché è normale questo fatto quando la partita, la squadra è super favorita, 1,29, e tu vuoi dare tutte le ragioni del mondo? Vabbè, come in questo caso qua, cioè, è normale, perché quelle super favorite, over, un gol e gol può capitare, però danno l'1,7, però diranno non gol a 1,94, va bene? E allora pure qua è super favorito, già Eagles, quindi 1,37, 1,72. Però mi spiega perché che se 2,23, 3,70 e 2,76 e mi dai lo stesso 1,35, 1,38 però. Una partita più equilibrata. Questo dovrebbe essere tutto studiato, sto palinsesto. Gemelli interessanti, stanni. Non ci sono gemelli. Questo che diciamo, questo è l'incoerente, 203, 1,77, questa non è incoerente, 1,29. Una incoerente. E la lasciamo stare come incoerente. Un'altra coppia, Baltan, arriviamo e vediamo pure l'1,82, la coppia 1,82, che adesso abbiamo 1,85, 1,87 e 1,82, anche se pronostici diversi, però vediamo che cosa succede. Memorizziamo pure questa qua e la mettiamo come gemella. Poi ovviamente queste quote può darsi che cambieranno, insomma durante la finale 19 cambieranno, però al momento le stiamo studiando così, le vediamo così e vediamo che cosa verrà fuori, che se no altra incoerente, 1,77-2,02, che per esempio tra queste incoerenti, facendo il discorso che ha fatto l'amico Boavidiano l'altra sera, si potrebbe fare un combo qui. Non era questo, qual era l'incoerente? Questa qua c'è sta notte 1,85, ce lo prendiamo, monitoriamolo. Proviamo. H addirittura 1,10, 1,30, 2,11. Qua è più favorito il non gol. Di là, l'altra partita era favorita il gol e il gol. La super favorita. E l'over bassissimo. Quali erano quelle incoerenti che abbiamo trovato? Allora, questa qua, obro o senses, che se andiamo a prendere il colpo, questo gol del gol, 4,84. Poi chi c'era più? Un 87, un 68. Questo pure potrebbe essere un incoerente. Prendiamo pure questo, vediamo un po', giusto per il secondo è gol 4,75. Che sarà la scommessa che avrebbe dovuto fare l'amico l'altra sera. È questa qua. Combo. Il secondo è gol 4,83. Quindi con queste tre incoerenti qua, verrebbe fuori
Vediamo se lo recupero, vediamo se lo recupero. Vediamo se lo recupero qua. Eccolo qua, questi tre qua si potrebbero fare singole. No, singole no. Doppie, tre doppie. Tre doppie, facciamo da 10, sono 30. Se ne entra una, cioè se c'è un errore, sono 2,29 minimo. 2,29 rispetto ai 30 spesi. Se l'avesse fatto l'amico Bavidiano l'altra sera, avrebbe vinto in questo modo qua, insomma, quindi, perché tu l'avrebbe presa. Giocando 30 avrebbe portato a casa 200 reais, 200 euro belli netti. Se poi entrano tutti e tre sono 6,93, entrano tutti e tre 30 euro, 6,93. Vabbè, lui ha giocato 5 euro, però che ha fatto la multipla. Se faceva in questo modo qua un sistema, pure mettendo 10, 15 euro, avendone prese le due che aveva preso, portava a casa bei soldi. Vabbè, però secondo me questo qua delle incoerenti potrebbe essere fatto così, a gruppetti da 3 oppure 4, insomma, mettendo 2 su 4, insomma, una cosa del genere. Interessante. Vabbè, quindi ok, questo insomma è quello che viene fuori da questo, sommariamente da questo palinsesto. Vediamo poi, lunedì cosa verrà fuori da questi monitoraggi e da il sistemino dell'incrocio che abbiamo fatto per quanto riguarda la corna delle partite di serie B della Spagna. Ok, ci aggiorniamo. Un abbraccio a tutti quanti.